Napoli capisce che ce l'hanno tutti con lui e manda avanti il sosia. Al momento del calcio serio, Lidas getta via la maschera e gli piazza addosso Filippo Galli, che già aveva imbavagliato Platini. Bianchi, con un centrocampo fitto, tenta di togliere respiro al Milan. Il playmaker Donadoni è affidato a quel marpione di Bruscolotti. I rossoneri si infiltrano da destra, dove Tassotti, forse il migliore in campo, trova spunti notevoli per imbeccare i compagni. È una partita frenata dal tatticismo e dalla gelatina di centrocampo più che dalla rassegnazione. Anche Azeglio Vicini è d'accordo. Ma a me pare che il Milan cerchi iniziativa e il Napoli dietro ha delle marcature attentissime di Bruscolotto, Ferrario e Ferrara sui tre attaccanti, quindi penso che dipenda dall'eccellente disposizione difensiva del Napoli più che dalla mancanza di volontà del Milan, che a mio parere ne ha parecchie. Tempo da lupi più che da bambini. Si accendono i riflettori, ma occasioni da gol se ne vedono ugualmente poche. Bianchi si cautela con Volpecina sulle piste di Tassotti. Il Milan tenta con Virdis, Hetli e Di Bartolomei, ma non c'è nulla da fare. Quando si tagliano i viveri agli elementi che sanno creare qualcosa, il gol può essere soltanto un fatto episodico. Il Milan, che perderà anche l'infortunato Hetli nel finale, continua così a giocare buone partite, ma non batte un solo avversario di rango. Il Napoli, per non farsi infilzare, deve programmare anche pareggi come questo se vuole mantenere il primato. Un punto a San Siro non è da disprezzare. D'accordo, il Milan non ha vinto le grandi sfide, ma non le ha neppure perdute. Alla fine polveri e telecamere bagnate, video in tilt. Accontentatevi della voce di Maradona e Virdis. E l'arbitro ogni palla che io guardavo fischiava fallo, non era che io tenevo un contatto con qualcuno, guardava la palla, fischiava per il Milan. Ecco, vuoi raccontarci quell'unico attimo di nervosismo, quella rissa colossale? Che Salvatore ha preso la palla dopo Massaro le ha fatto un brutto fallo, per questo sono reagito, perché credo che questo in calcio non si fa. Pietro Paolo Virdis anche oggi fra i migliori in campo. Allora Pietro, mi pare di poter dire che le marcature attente di Filippo Galli su Maradona e di Bruscolotti su Donadoni abbiano in qualche modo oscurato i poli di luce delle due squadre. Il risultato è che lo spettacolo è stato un po' mortificato, sei d'accordo? Sì, è vero quello che hai detto, che noi abbiamo spento Maradona, loro con Bruscolotti hanno limitato Donadoni, però direi che le cose migliori sicuramente le ha fatte il Milan in queste partite. Ecco, una domanda a bruciapelo per te che sei un ragazzo di spirito. Quanti giorni avreste dovuto giocare perché noi potessimo vedere un gol oggi? Direi che era molto difficile perché loro, come ti ho detto, si sono chiusi molto bene. Direi che sicuramente se loro continuavano magari a giocare come nel primo tempo e anche noi magari più ordinati, senza buttarci troppo avanti a chiudere gli spazi, forse qualche gol avremmo fatto.